mi è successo, io quando ho capito che probabilmente la strada di musicista, cantante poteva essere la mia, mi è successo proprio a un concerto di Lorenzo, dove mi trovo in mezzo a chi è che rompe le balle? Aspettate. Sarà mio padre questo, è sicuro. Può essere. Nico, rispondi tu se suona. Mira. Era un concerto di Lorenzo, ero ad Esio, era il 1994, e mi ricordo che a me Lorenzo mi stava sul cazzo perché ero un punk, per cui c'avevo una cresta tanta, per me la musica era solamente bordello. Sì, quella roba lì mi piaceva, per cui ero andato lì essenzialmente perché era pieno di mie amiche, di ragazze, quindi tutta la scuola era andata lì, figurati, tutte le scuole della zona si erano organizzate per andare lì con i pullman, per cui arriviamo a questo concerto di Lorenzo e lui sale sul palco e suona, non so se l'avete mai visto un concerto del 94, comunque lui suonava una campana. Pam, 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 si alzava di 2 metri, 2 o 3 metri e suonava questo campanone. A un certo punto inizia a cantare, mio nome Lorenzo, potrebbe non aver senso, ma da quando sono nato dico quello che penso, dico quello che vedo. Io mi fermo un attimo e dico, porca vacca, quella è la roba che voglio fare io. Mi è venuta una roba dentro qua, insomma un temporale nello stomaco, mi son girato e ho incominciato a cantare come se fossi io Jovanotti. Qui vai, E io sono rimasto con questa emozione fino a quando al Festival Bar del 2003 mi sono ritrovato sul palco a cantare la canzone del Capitano. E quando sono salito su quel palco ho capito veramente cosa volesse dire fare musica. Ho capito che questa è una cosa grandissima, è più di qualsiasi altra forma artistica, perché la musica è forse una di quelle poche arti, o l'unica, che non ha bisogno di attenzione. La musica ti entra dentro, ti segna i momenti, le emozioni. Voi pensate a tutte le emozioni che avete provato nella vostra vita e quante sono legate alla musica? Tutte, o comunque più della metà. Senza la musica non ci sarebbe l'armonia, non ci sarebbero tanti brividi. Per cui quando poi sali su quel palco, tutte le emozioni delle persone che ti sono sotto, tutte le persone sotto di te, tutte le persone che gridano, ti vengono indosso e questa è una grandissima cosa. Io adoro quel momento, io vivrei solo per fare quella cosa lì, ma non è importante che ce ne siano una, due, 100. Ho fatto concerti con 60.000 persone, ne ho fatti altri dove eravamo solo io, lo squalo e Eugenio. Per me era la stessa cosa. Quando mia mamma dice che quando sali su un palco quello è un momento sacro, perché comunque Dio ti ha dato la possibilità di fare qualcosa di unico che capita a pochi, per cui ogni volta che si sale sul palco per me è una cosa grandissima, ma anche qua, dopo suoneremo, per me sarà grande come se fossi a San Siro davanti a una folla piena. E vuoi mettere pubblico gay? Non capito. A che ora ti sei svegliato stamattina? Allora, sono una settimana che dormo pochissimo perché ho migliaia di cose da fare. Ieri eravamo a Parma, siamo tornati alle 4 di mattino e Eugenio si è svegliato alle 8? Alle 9 perché è arrivato Nico con 387 panini che abbiamo fatto noi a mano, per cui vi pregherei di mangiarli tutti. Dovete mangiarli tutti. Mi ha svegliato verso le 9:30. Mi ha svegliato verso. Ma tu perché non hai detto li portavamo noi i panini? Ma mi ha svegliato verso le 9:30 ti venivamo ad aiutare a far panini. Ci invece farci una cosa base del No, vabbè, non era carino, la vostra festa vi faccio fare i panini a voi. Sì, vabbè, qual era il problema? Abbiamo fatto noi, ci siamo anche divertiti. L'importante è che non ci fai morire di fame come tuo padre, poi per No. Ma non gli fanno l'incontro con i fan loro? No, lascia sparare. L'argomento è un Non lo po' di fanno? quello. No? Ma sono bracci, Aspetta che oh. me lo dico. Sono bracci. Hai 27 anni, non conosci più, non conosci. Ma credo che qualche incontro lo facesse. Sì, vabbè. Dai lezioni di vita. Vabbè, Red non fa incontri con i paragrafi.